Siamo in collegamento con l'assessore alle attività produttive e al turismo Teresa Armato. Grazie per essere qui con noi in collegamento. Ben trovata, assessore. Grazie a voi per l'attenzione. Allora, assessore, l'ordinanza sulla Movida è in vigore da ormai oltre una settimana. È già possibile tracciare un primo bilancio? Allora, io penso, intanto voglio dire che questa ordinanza che è frutto di tanta concertazione, di tanti confronti e di tanto confronto interistituzionale, era un'ordinanza necessaria. Dal primo momento che ci siamo insediati, l'opinione pubblica, i mezzi di comunicazione di massa, tanti e tanti comitati ci chiedevano di mettere delle regole lì dove non c'erano regole. E quindi abbiamo ritenuto necessario mettere le prime regole. Allora, è chiaro che la finalità che si pone questa ordinanza, e cioè di allentare la tensione su chi vive nelle zone, la tensione e il disturbo su chi vive nelle zone nelle quali più si concentra la movida e i flussi dei ragazzi e di coloro che vogliono godersi la notte. La finalità dell'ordinanza era quella cercare di far diminuire i tanti episodi di violenza, anche alcuni drammatici che ci sono stati nel nostro territorio. Questa finalità non è che si ottiene immediatamente. Quindi era una questione di ordine pubblico, mi pare di capire, insomma, cioè la regolamentazione era questa. La regolamentazione della movida selvaggia è una questione di ordine pubblico. È una questione di ordine pubblico, di quiete delle persone che vivono in alcune aree della nostra città. E devo dire che innanzitutto c'è una grandissima esplosione di controlli, diciamo così, perché la notte è molto più controllata rispetto a prima. E quindi anche una parvenza di maggiore ordine. Naturalmente questa è una vicenda complessa che non si può affrontare solo con l'ordinanza, ma deve essere affrontata con tanti altri strumenti, non soltanto di ordine pubblico, ma anche di nuova gestione, diciamo, dei luoghi della movida. Io sono quella che fra i primi ha detto: dobbiamo trovare il modo di delocalizzare, ma naturalmente questa non è una cosa che si fa immediatamente, però ci stiamo lavorando, ci sto lavorando con il mio collega Baretta. Poi c'è un problema anche sociale, i ragazzi devono in qualche modo avere delle opportunità di vivere la notte, perché vivere la notte è una cosa bella, specialmente alla loro età, fruendo di altre cose, non soltanto lo sballo o i super alcolici magari quando si è minorenni, ma offrire anche altro. Noi per esempio stiamo lavorando anche a un programma di intrattenimento, di eventi anche notturni, che parta dai prossimi mesi e che sia un richiamo e un'offerta anche sia per chi vive nella città, per i cittadini napoletani, e sia anche per i turisti. E tutto questo naturalmente non si fa in poco tempo, l'ordinanza però era necessaria. Certo, insomma, quindi adesso bisogna guardare oltre l'ordinanza e programmare in qualche modo anche, insomma, la movida, riorganizzarla per far sì che i ragazzi possano vivere la città in maniera serena e sicuri, perché chiaramente poi, insomma, ci sono i ragazzi che vogliono divertirsi e ci sono i ragazzi che magari purtroppo hanno dei disagi, per cui si divertono in altro modo. Assessore, sì, posso aggiungere una cosa, se mi dà la possibilità di aggiungere una cosa sugli esercenti. Molti esercenti, io li sto incontrando quotidianamente, si sentono penalizzati. Infatti c'è anche il ricorso al TAR degli esercenti. C'è anche il ricorso al TAR.
noi gli abbiamo detto non è una punizione e non è neanche un atto di attacco agli esercenti. Insieme con loro noi faremo il regolamento della notte e degli esercizi pubblici, perché quella è un'altra cosa che va fatta perché l'ultimo era datato a decenni e decenni fa, e insieme con loro, se sarà possibile, cercheremo anche le forme per la delocalizzazione. Perfetto, bisogna adesso guardare in positivo. Dal 31 marzo cesserà lo stato di emergenza, lo ha annunciato il Premier Draghi, quindi si torna alla normalità. Questo significa che cominceranno a tornare i turisti nella nostra città. Per Pasqua si prevedono grandi ingressi di turisti anche stranieri, le prenotazioni già cominciano a fioccare. Bisogna preparare degli avvenimenti, degli appuntamenti per rendere questa Pasqua indimenticabile, perché veramente sarà la Pasqua della resurrezione, almeno lo speriamo tutti. È proprio così, devo dire che è una bellissima notizia, non solo la graduale, sottolineo graduale, fine dell'emergenza, ma anche il fatto che Napoli venga considerata anche da riviste internazionali specializzate sul turismo, venga considerata una meta addirittura in cima alle classifiche, una meta molto ambita. È una cosa molto molto positiva il fatto che ci siano già prenotazioni che segnino oltre il 20% per la Pasqua. È chiaro che noi dobbiamo essere pronti e preparati. Anche su questo noi abbiamo un programma di media scadenza e di breve scadenza. Sulla media scadenza noi stiamo cercando di dotare Napoli di quelle strutture, magari pubblico-private come la DMO, che gestiscano insieme con il comune la promozione, la partecipazione a fiere e l'organizzazione di tutto quello che sia l'offerta turistica della città. Noi stiamo anche programmando, sempre con gli operatori, degli eventi turistici, magari permanenti, insieme con l'assessorato alla cultura, il gruppo che lavora alla cultura, che affianca il sindaco nella gestione della cultura. Stiamo lavorando a fare in modo che ci siano eventi all'altezza di una città bella e attraente come Napoli. E le prometto che appena sarà pronto il programma lo vengo a presentare. E allora noi la ringraziamo, siamo contenti insomma che sceglierà anche la nostra testata giornalistica per informare i tanti telespettatori che ci seguono. È importante insomma un'informazione diretta, lo diciamo sempre, i cittadini devono sentire la vostra voce, non deve essere sempre mediata dal giornalista, così insomma c'è un rapporto diretto. La ringraziamo, la salutiamo e le auguriamo un buon Grazie lavoro. sempre a voi, grazie.